Sulla strada che collega il paese a Tricase Porto si erge, con i suoi 700 anni d'età, uno tra gli esemplari più antichi al mondo di quercia vallonea. Un tempo le ghiande prodotte dalla quercia erano utilizzate dai conciatori tricasini durante le fasi di lavorazione dei pellami, allo scopo di ottenere un manufatto più morbido grazie alla presenza del tannino. I tricasini la chiamano anche la quercia dei 100 cavalieri. Infatti, secondo una fantasiosa e anacronistica leggenda medievale, sotto le sue ampie fronde trovarono riparo un centinaio di soldati guidati dall'imperatore Federico II di Svevia. La vallonea è un'essenza rara nel contesto europeo, presente in poche zone del Salento e dei Balcani, probabilmente giunta in Italia durante il dominio bizantino e di frequenti scambi commerciali con il Levante. La sua maestosità domina ancora oggi il paesaggio delle campagne tricasine ed è testimonianza della magnificenza della natura.